Di sicuro nel prossimo mese non scriverò tutto quello che sto scrivendo o registrando in questa giornata. Vabbè, la novità. Ecco, oggi è uno di quei giorni che proprio vorrei proprio scappare. Scappare da tutto e da tutti. Di botto. Lasciare detto, tranquilli, sto bene, non mi è successo niente, ma non mi troverete per un mese o due o tre, o per sempre, chi lo sa. Scappare dove? Molti non sanno nemmeno dove scappare, io invece lo so. Io ho scoperto nel 2010, vabbè c'ero stato anche nel 98, comunque, ho scoperto nel 2010 la Repubblica Dominicana, un paese che io adoro, bellissima, piena di contrasti, piena di aspetti contrastanti veramente fra loro. La gente però, dicono, ah, la gente cerca sempre di fregarti perché sei un italiano e lì tutti gli italiani sono considerati dei miliardari. Capiamoci, non è proprio così, ma quasi. L'importante però è conoscere la gente, parlarci, viverci assieme. Io l'ho fatto, mi sono sposato anche con una dominicana e ho scoperto con la gente che io adoro, con le dovute cautele, nel senso, adorare, ma non rimanere lì come un tonto. È gente alla mano, è gente che sorride sempre, che ha sempre un sorriso. Quello che qua manca, qua sono tutti incazzati dal mattino alla sera. Cioè, già la mattina vai in moto, a piedi, in macchina, in autobus, gente straincazzata. Vai all'ufficio postale, incazzatissimi. E quelli incazzati sono spesso i pensionati, quelli che dovrebbero ridere e essere contenti dal mattino alla sera. Perché noi dobbiamo lavorare per pagare loro la pensione e loro prendere i soldi. Ok, hanno lavorato il loro tempo, però adesso non rompeteci le balle a noi. Vabbè, piccola parentesi. Me ne andrei lì perché la gente è sorridente. Nessuno muore di infarto da quelle parti, perché tutti stanno prendendo un po' con calma. Sotto molti punti di vista è sbagliato, molto sbagliato. Sotto altri invece è una cosa intelligente. Se incrociate una persona mentre camminate, venite in qua, lo incrociate, quando siete vicini, chiunque sia, hola, vi saluta. Fatelo qua in Italia. Se vedete uno in lontananza che si avvicina, quando è vicino vi fa, che cazzo guardi? Cioè, là è estate tutto l'anno, pantaloncini corti, infradito e maglietta tutto l'anno. Voglia di andarmene via, proprio poter avere qualche piccolo soldo, dall'Italia perché ci vuole, oppure ricominciare, rifare tutto da zero. Questa attività, questo negozio, questo laboratorio di riparazioni, farlo ugualmente giù. Le tasse non ti ammazzano. Riesci a pensare a un futuro? Ma cosa pensi? Arrivare alla pensione. Ma come? Poi arriva la pensione con 800 euro al mese e ci riesco a sopravvivere qua in Italia? Ma figuriamoci. Niente, oggi avrei tanto voglia di nemmeno cambiarmi. Raccimolare un po' di soldi, andarmene a Milano, prendere il primo aereo e scapparmene via, andare giù. Dormire così, con i pantaloncini corti in aeroporto magari, e scapparmene giù. Certo, sarebbe uno sconquasso perché è il negozio, è la famiglia, però capita la voglia di scappare, ma a me capita spesso, mi viene spesso questa voglia qua. Quando ti senti magari non apprezzato, ti senti quasi, fra virgolette, usato, vedi che il lavoro non va bene e vedi che la gente intorno a te invece vorrebbe che andasse bene perché ci sono spese da fare e tutto così. Poi le spese devo sempre farle io. Vabbè, lasciamo perdere. Niente, oggi c'ho il cosiddetto scazzo e vorrei tanto scappare. La voglia proprio di scappare via. Oggi ce l'ho. E vedrete quante altre volte ce l'avrò. Comunque dalla Repubblica Dominicana poi vi parlerò ancora. È un posto, io l'adoro. Adoro la parte sud, è fatta per così. L'orizzontale, la zona di Boca Chica. Se sentite già diranno, ah,
piena di delinquenza e di puttane. Non è vero, assolutamente. C'è un mare che è allucinante. Alle 3:30 del pomeriggio a settembre l'acqua era 32 gradi. Oh, 32 gradi l'acqua. È una baia, bocca cica, bocca piccola, perché è una baia che protegge questa zona qua. C'è tipo una barriera corallina. Ecco, ho dovuto interrompere per via che era entrata una cliente. Una signora brava, simpatica. Ci sono anche bravi simpatici. Non tutti, purtroppo. Dicevo, c'è una specie di barriera corallina e due isolotti. Lo Spinos e Matica, mi sembra. Che appunto la proteggono, questa spiaggia. E avrete, ci saranno tipo 100-200 metri, tutta di sabbia, finissima. E penso che si possa camminare quasi, arrivare fino a questa barriera corallina, che insomma non deve essere per niente profondo. E poi vabbè, vi alzate la mattina, suon di musica, è normale. Anche chi non sa ballare, impara a ballare. Io non sono capace, ma sono sicuro che se spongono un po' lo imparo anch'io. Baciata, merengue. Siete sull'autobus. Già gli autobus sono diversi, sono particolari. Si chiamano guagua. Siete in due, in una coppia? Magari c'è un posto libero a metà e l'altro verso il fondo. Non dovete nemmeno chiedere niente. C'è sempre qualcuno che dice, siete assieme? Allora si sposta lui per farvi sedere assieme. A me manca questo, manca questo tipo di gente. Certo, magari poi cercano di fregarti in tutte le maniere, ma anche qua in Italia. Io avrei tanta voglia di scappare e andare lì. Oggi veramente ne ho tantissima. Sono incacchiato nero per svariati motivi. Voglio scappare. Vedrete che non sarà una voglia estemporanea. Ma sarà una cosa che si ripeterà nel tempo, fino al punto che veramente scapperò. Continuerò a scrivere il blog, però magari dietro, non so, a me vedrete delle palme, un mare cristallino, che ne so io. Cioè, Repubblica Dominicana è il mio paradiso, non è un paradiso sotto tutti i punti di vista, ma è il mio. Io quando sono andato lì dopo 4 mesi che c'ero stato la prima volta, mi sentivo a casa, non mi sentivo di essere tornato in un posto, mi sembra di non essere mai andato via. Ve ne riparlerò, vi parlerò della Repubblica Dominicana, che vi consiglio proprio fortemente, la consiglio a tutti. Buona giornata, ciao.